Qui vivono gli animali, nei recinti. Come potete vedere qui ci sono le pecore che mangiano il fieno. E in questo qui ci sono i due maiali. Si chiamano Babe e Rudy. In questa gabbia vivono i colombi. E in su questo recinto, qui ci sono le capre. Nel recinto. Quella femmina si chiama Paola, quella lì, che ha dato la vita ai cuccioli, i piccoli capretini. E questi sono i nuovi. Sono specie di polli. Alcuni sono dentro, che riposano. E queste sono, e qui sono specie di galline. E guardate qua. Qui ci sono le due occhette. Le occhi. E guardate qua. E qui ci sono delle quaglie qua. Qui ci sono le quaglie. Che sono guardate. E qui ci sono due cani. E per di qua. E qui ci sono le galline che sono state spostate da un recinto dove stava il pavone. E qui ci sono tre anatre, come il germano reale. E di qua. E qui ci sono altre galline. Quello lì è il gallo combattente. Adesso venite con me che vi mostro altre cose da vedere. Qui ci sono le ovaiole. La casetta dove depongono le uova. Qui ci sono le ovaiole. E lì c'è un altro gallo. E una è fuori che c'è un'altra gallina che sta covando le uova. E laggiù in fondo c'è un altro gallo, quello dove c'era il pavone. E laggiù lì c'è un campo di verdure. E quelli là stanno raccogliendo le verdure. Adesso andiamo avanti. Andiamo. Adesso vi mostro altre cose da vedere. Qui ci sono specie di alberi da frutto e qui c'è un altro orto con delle verdure. In queste arnie, e qui ci sono delle api che fanno il miele. Eccole là. Escono da quei buchi. Lavorano tutto il giorno per fare il miele. Adesso andiamo avanti. Qui hanno fatto una nuova cucimaia. Che l'hanno fatta. Sempre occhi. Bene, sto giro qua. Beh, amici, mi chiederete com'è andata a finire questa storia.
O forse, o almeno anche per gli anni. Invece guardate qua. Come potete vedere, gli amici, di questa mattina, qui ci sono le pecore che mangiano il fieno, come al solito. Scommetto che vi piacerà un molto. Si potrebbe dire che sono in piedi in corsa. Tra un momento per il giro del campo e voi vedete degli alcuni esemplari più sbalorditivi. E scrivete una cosa come... Andate su internet, scrivete biofattoria didattica di Murialdo.it e vedrete delle cose su queste cose di Murialdo. Adesso venite con me che vi mostro altre cose da vedere. E qui hanno fatto un recinto che prima hanno fatto il lavoro. Qui, lì. E lì dentro c'è il fienile. E per di qua c'è la legnaia. Quello lì sta mettendo le piante di fiori. Buongiorno. Ciao. Lui lavora nel... Lui col... è da queste parti. E qui ci sono specie di due trattori, un rimorchio. Adesso qui... Prima qui c'era il recinto, che adesso il pavone non c'è più. Che adesso sono state spostate. E questa è la sotto la tettoia. Queste sono le cose che usano per lavorare. Lì ci sono le paglie con le ceste. Adesso andiamo avanti. E lì c'è una fontana qua. Adesso andiamo avanti. Ecco, lì sopra ci sono le cipolle e qui ci sono i pori che piace la mia mamma, le zucchine, altre verdure ancora, che poi vengono comprate la loro cucina. E da quella parte lì c'è la cassa dove si può comprare le verdure. E qui invece lì c'è un tavolo là. Adesso vi porterò in un posto dove lavorano, che vi piacerà. E laggiù invece lì sono specie di panchine di legno dove verranno a visitare i bambini delle scuole. Se qui dunque. Adesso vi giro la telecamera. Se questo vi piace, chiamate la Massimo Gobbo 345-345-6090. In quel cartello vendono pomodoro, patate e cipolle. Procediamo. Sì.
E questa è la fattoria didattica. Ecco. Grazie, grazie a tutti e ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao!